Qui alla Mostra del Cinema, ieri è stato presentato in concorso il secondo film italiano. Il toccante, molto sensibile Pupi Avati ha portato il papà di Giovanna ed è tornato ad indagare sul delicato rapporto padre-figlia, con una vicenda ricca di colpi di scena. Protagonisti Silvio Orlando, Francesca Neri, Ezio Greggio e Alvaro Walker. Pupi Avati, regista del papà di Giovanna, questo film molto toccante, devo dire, in cui si parla del rapporto anche fra padre e figlia, un padre che esce come una figura eroica, forse. Sì, una figura straordinariamente positiva, anche se è un po' scomposta, perché un eccesso di amore produce poi quel danno che produce in questa figlia poverina che ha un qualche problema psicologico. Ma mi trovo benissimo, e faccio l'attore, quindi venire a un festival così importante è una grande soddisfazione, un grande piacere. Silvio Orlando è il papà di Giovanna, ti è piaciuta subito questa parte, ti sei innamorato del personaggio? Sì, il mio primo impatto è stato con un racconto che Pupi mi ha fatto prima ancora che ci fosse la sceneggiatura. E il racconto, come me l'ha raccontato lui è un grande raccontatore, mi ha subito sedotto. Intanto questa sera il terzo film in concorso, una coproduzione italo-brasiliana di Marco Becchis, Bird Watchers, la terra degli uomini rossi, dal Lido di Venezia, Giovanni Levis, Canale Italia.